e soprattutto buon 1° maggio, anche se quando vedrete questo video ovviamente sarà già passato. Mi sono appena svegliata, come sentite dalla voce, e parlo piano perché la mia sorella si è fermata a dormire qui. Infatti adesso vado a preparare qualcosa di sfizioso, non ho idea che cosa, anche per lei, così quando si sveglia trova la colazione pronta. Quindi andiamo insieme. Avevo, ups, aiuto, qua casca tutto. Voglio vedervi più in alto. Devo andare a prendere il cavalletto, quest'ora della mattina non sono reattiva per niente. E soprattutto, andiamo a prendere il cavalletto. Ora si ragiona. Dicevo che non sono reattiva a quest'ora della mattina, ma soprattutto sono meteoropatica e oggi c'è un tempo di merda. Io oggi devo andare a correre assolutamente perché l'ho posticipato sempre, o meglio, non mi sono allenata, non ho fatto in tempo perché ho fatto 3 giorni full immersion di corso di VTA Functional Training e quindi sono stata lì dalle 9 alle 6. Di conseguenza la voglia di allenarsi era pari a zero. Ieri era lunedì, mi sono dovuta mettere comunque in pari con tutto. Ero un po' stanca e spossata, non mi sono allenata. Oggi però è martedì e non ci sono più scuse, se no esageriamo. Comunque, in questo mood appena sveglia, l'unica roba che posso fare per mia sorella, che è una persona molto difficile, perché un conto è una normale, gli fai dei pancake, li apprezza. Queste pancakes se non sono come quelle di California Bakery, cioè, va bene. Se non è la Nutella, Nutella Doc, cioè, non va bene. Anche io ho detto andiamo sul sicuro, evito di metterci del mio. Cioè, preparo i mix per brownie, questo qua. Così se non è buono non è colpa mia. Cioè, io ho provato a scegliere una cosa cioccolatosa, perché questa se non mangia cioccolato non si alza neanche dal letto. E si prepara combinando tutto il mix con 175 ml di acqua o di latte e bisogna mescolare finché appunto non è liscio. E poi si cucina al forno 15-20 minuti, per cui è anche molto molto veloce. Alla fine, se devo fare un grano sbatti, come ho fatto tante altre volte, di fare il mio solito mega pancake di quelli alti che mi piace, come quello che ho fatto nell'ultimo vlog, arance mandorle, ok, e poi questa non li apprezza, cioè sti cazzi. Questo è molto buono l'odore, è proprio cioccolatoso, però mi sembra tanto. Cioè adesso, ah cavolo ragazzi, cioè non l'avete visto, per forza, ci sono i pezzi di cioccolato proprio. Quindi questo è perfetto dopo, perché vedete quanti ce ne sono? Perché quanto ne ho messo? Potrei anche farne la metà, se no finisce che ce lo mangiamo tutto. Ci sono i pezzi di cioccolato ed è appunto perfetto, perché così è davvero un brownie top che si viene a sciogliere dentro. Senti, fanculo, io metto tutto. Ci voglio di fare quella roba a metà. Bene. I valori sono 100 grammi di brownie, 408 calorie, 13 grassi, 35 carboidrati, di cui 5 grammi di zuccheri, 14 grammi di fibre e 31 di proteine. Adesso andiamo a versare 175 ml di latte, dice. Io ho finito il latte perché ho bevuto tutto, quindi metto l'acqua. Le canzoni non devono essere belle. C'è sempre questa canzone in testa ultimamente, ragazzi. Non mi esce dalla testa. Bah. Quindi, che figata, questa cosa è già pronta praticamente. Io mescolo, non sono abituata a queste robe, a questi preparati. Poi vi dico anche i valori nutrizionali, gli ingredienti, tranquilli. Così vediamo e ci assicuriamo che sia tutto comunque, tutti i prodotti buoni e validi, perché questo è fondamentale. Anche perché quando non vuoi un prodotto valido, vai alla cieca al supermercato, reparto merendine. E ciao, cioè, quelli sono tutti top a livello di gusto e a livello di ingredienti, valori nutrizionali e tutto il resto. Però ripeto, secondo me ci
ci vuole un po' di tutto nella vita. Non mi piace, non gli estremismi. Vi volevo raccontare questa cosa, che ieri sera mi hanno portato una vaschetta di gelato. Il castello, il fuso alla nocciola. Cioè, il fuso alla nocciola era un quantitativo minimo rispetto a una vaschetta da 1 chilo. Però diciamo che potevo chiudere un occhio per questa volta, perché non mi conoscevano bene, quindi non sapevano il quantitativo di fuso alla nocciola che io esigo se mangio il gelato. Ci credete che però avevo una grande acidità di stomaco e la prima volta in vita mia io ho dovuto rifiutare il gelato. Cioè, o meglio, ho dormito con la consapevolezza che nel freezer, se mi fossi alzata di notte, c'era una vaschetta così di un gelato da 1 chilo. Solo perché stavo male, non perché se ero in me, ero già lì, anzi, ero già qui incazzata nero perché mi ero mangiato 1 chilo di gelato stanotte. Comunque, questa miscela è pronta e sembra molto buona. L'assaggiamo anche da cruda perché io assaggio sempre gli impasti, ve l'ho già detto. Ed è buona. Molto buona. Va cotto nella parte centrale del forno a 175 gradi per 15-20 minuti. Spruzziamo il solito pan fry. Intanto mi bevo un po' di tisana. Versiamo, guardate che bello, quando vado a raschiare un piatto con l'impasto devo sempre concentrarmi di non finire con l'impasto in bocca, perché il riflesso incondizionato è proprio quello. Tipo questo, non l'avevo messo in calcolo, tanto più se prepari un dolce per degli ospiti, dai, toccherebbe di fare, però mia sorella è sangue del mio sangue. Ora andiamo nel forno, io e lui, a 175 gradi per 15-20 minuti. A few moments later. Allora, adesso tagliamo i nostri brownie in tanti pezzettini. E io sono sveglia dalle 7, sono le ore 9, mia sorella dorme ancora, ma tra poco la sveglio, così è operativa e ci fa il taste buono, tagliamolo. Forse è meglio prima staccarlo, per fortuna ho usato quell'olio spray, se no si sgretolava tutto, perfetto. Ah, super easy, eh. Ah, ragazzi, ma questa è la svolta. Cioè, quando Edoardo rompe le palle che vuole qualcosa di dolce, faccio questo ed è già pronto. Cioè, comodissimo. Comodissimo. Ho cantato vittoria troppo presto perché avevo detto che si toglieva super easy e invece non sono mai concentrata quando spruzzo quello spray. Una domanda, preferite le videoricette dove parlo, quindi quello che farei anche se voi non ci foste, cioè se fossi qui in cucina adesso la parlerei uguale, anche se la telecamera fosse spenta, e comunque le preferite parlate o quando li velocizzo che ci metto la musica e io sono incerottata? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così almeno mi regolo se vi piacciono più in questo modo o nell'altro, perché non è che ho voglia di tediarvi con i miei monologhi. Madonna, se sono così logorroica a 26 anni, pensate a 40. A volte ci penso. Se ho preso da mia mamma è finita. Se ho preso da mia mamma è davvero finita per tutti. Non
meglio che cominci a meditare, ad imparare la meditazione bene e presto, perché almeno vado a vivere su una montagna da sola. E non stresso gli altri, eh. Tanto medito, visto che sto zitta. Adesso lo stacchiamo. Ci sto riuscendo. Fra un assaggio e l'altro ci sto riuscendo. Adesso facciamo una bella composizione per una bella colazione per mia sorella e soprattutto per una bella foto. Prendiamo un'alzatina. Mi piace un sacco questa alzatina. Prima di tutto tagliamo i pezzi mancanti. Io direi di tagliarlo a quadretti, uno, però bene, pari, quello è il senso, uno. Ho detto proprio adesso pari, pari un cavolo, non l'ho messa mica pari. Adesso li appoggiamo qua, poi dopo gli diamo un senso logico più opportuno. Ho beccato quel fondente. Questo impasto mi piace molto perché ragazzi è come la torta tenerina. Questo sarà felice mia sorella, perché la sua frase è tipo, appena sveglia è: cosa c'è di mangiare il cioccolato? E io gli dico: c'è Nesquik, c'è il cacao amaro, c'è la, non lo so, qualche budino proteico al cioccolato, ci sono i pancake che mi faccio io con i vari impasti che li faccio al cioccolato col cacao amaro, ma per lei il cioccolato è solo Nutella oppure cioccolata in scatoletta nelle stecche, ma io quelle le mangio solo fuori casa, anche perché a casa non ci arrivano, quindi faccio un po' che strada. Mamma, che buono, però comunque continuo a leccare il coltello e mangiare le briciole, perché io ho già fatto colazione, perché è un po' come mangiare quando prendete un pacco di biscotti, no? Vi sentite meno in colpa mentalmente se prendete i pezzettini rotti, le bricioline, quelli a metà. Alla fine ne mangiate il doppio rispetto a quanti ne avreste mangiati se aveste preso 4 biscotti interi e basta. Però mentalmente dici che non pensi che non stai mangiando niente, stai mangiando le bricioline. In realtà quello è il metodo con cui ho fatto secchi i migliori biscotti. Teci caso, il coltello non andrebbe mai leccato, lo so, è un vizio che ho, soprattutto se c'è del cioccolato sopra. Ora le tagliamo un pezzettino così, così è quadrato perfetto. Le scuse. Ho tagliato così, così non avevo un pezzo in più da mangiare. Ok, un altro. Buono. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate che bello. Qui vedete come c'è la parte fuggi dentro, perché ci sono appunto delle gocce di cioccolato fondente, dei bottoncini tondi, quindi c'è anche la parte buona, buona nel senso di cioccolato proprio. Sono dei veri brownie questi, soprattutto super easy. Quindi se mi finisco di bere il mio coffee, di pulire la teglia, faccio una bella foto a questi brownie, che la posterò su Instagram. Strano. Avete visto questa tazza che figa? L'avevo presa da Tiger. È tutta blu, però poi quando gli metti un qualcosa di caldo, l'acqua calda, ok, viene fuori l'unicorno. Guardate che si sta trasformando. L'ho presa per Edo. Però adesso Edo non c'è, quindi lo uso io. Mi finisco il caffè e mi metto, faccio la foto e mi metto sotto per montare subito questi video. E poi più tardi devo andare, andrò a correre
anche se viene a piovere, perché mi piace molto correre quando piove. Sapete soprattutto perché? Perché io se no mentre corro magari guardo le email, guardo i messaggi, mi metto a rispondere anche su WhatsApp e tutti i messaggi che ho indietro. Mi porta avanti comunque. E quindi alla fine, in quei momenti, se guardi il telefono, non ti godi di sicuro una corsa sul mare. Quindi se piove l'ideale, perché non lo guardo per forza. Poi, una bella rinfrescatina. Una testolina come la mia non farebbe male, mi fa mai male. Mezz'ora sono riuscita a fare la foto. Io ho messo un po' di zucchero a velo sopra perché ho finito le proteine, la vaniglia e poi perché dai, ci sta, sopra il protein brownie, tanto è un velo, non succede niente. Caffè, questo è per mia sorella perché ne ho bevuti già troppi. Questa è la bustina del protein brownie, così dopo si legge i valori. Questo glielo metto qui, un'arancia per la vitamina C perché ne ha bisogno. Qua un po' di mandorle, frutta secca, ma non credo che la mangerà. Colazione pronta per la Bennis. Caffettino, arancia, brownie. E via, io mi metto il computer e comincio a montare i vari video. Buona festa dei lavoratori tutti quanti. Ho appena postato un buongiorno su Instagram, che anzi vi faccio vedere, del mio calendario filosofico. Mi chiedete sempre dove si trova. Si trova nelle librerie, nelle cancellerie, in quei posti lì. E comunque sia, è proprio la realtà. Perché oggi è il 1º maggio della festa dei lavoratori e per quanto appunto alla gente possa sembrare strano, comunque dedicarsi ai social, al blog, a YouTube e a tutto il resto è un lavoro. È un lavoro perché io ci dedico 14 ore al giorno tranquillamente e penso sempre a quello, quindi ho il mio pensiero fisso. Perché? Perché è il mio lavoro, ma perché è anche la mia passione. Quindi penso sempre a come innovarmi, come migliorare, dove migliorare. Come investire? Perché comunque sia una startup, una qualsiasi appunto azienda, se non investe poi non può fare nessun tipo di upgrade, nessun salto di qualità. Quindi comunque ora come ora sto cercando persone sulle quali appunto investire che mi permettano comunque di migliorare la qualità dei video, delle foto, che mi agevolino anche dal punto di vista comunque dei miei impegni e quindi poter delegare certe funzioni, perché comunque una persona da sola arrivata a un certo punto fa molta fatica a seguire tutto quanto, se non esaurendosi. E questo è il mio caso attuale. Comunque sia, quello che voglio dire è che oggi è la festa dei lavoratori e il calendario filosofico oggi dice, questa è la stories che ho caricato. Se tu ami te stesso e ami ciò che fai, hai una grande probabilità di essere felice. E io ho sottoscritto una frase di Confucio: scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare nemmeno un giorno della tua vita. Questo è il motivo per cui, 1º maggio, adesso lasciate perdere che comunque si tratta di, un po' come tutte le libere professioni, un lavoro che ti devi gestire da solo. L'autogestione è la cosa, da un lato, più funzionale e più difficile da fare. Più funzionale perché se siete organizzati l'autogestione è perfetta, perché voi potete lavorare 14 ore al giorno in base alla vostra tenuta e del giorno dopo magari 2 ore e del giorno dopo ancora 24 ore per recuperare. Quindi tutto dipende da voi. Dall'altro lato invece se siete delle persone disorganizzate è quanto di più deleterio ci sia. In tal caso è meglio appunto un posto fisso con gli orari fissi che non dipende da voi. Però tutte le libere professioni in generale vengono scelte da quelle persone che amano quella professione, in teoria, e quindi fanno con passione quel lavoro. Questo poi non significa che non sia pesante comunque, perché alla fine dedicarsi ad un determinato tema, ad un determinato argomento per 14 ore al giorno non si può dire che sia leggero. Però comunque sia, nel momento stesso in cui mi sveglio la mattina e penso alle cose da fare, per quanto siano tante, le vivo in un'ottica differente rispetto a come le vivrei se non mi piacessero. Quindi c'è il fitness, il food, comunque andare anche a fare un lavoro introspettivo, andare a verificare, analizzare, leggere quelli che sono i benefici dello yoga, del Pilates, fare corsi di allenamento funzionale, mettersi alla prova, migliorarsi, scrivere, cioè comunque sono tutte cose che mi piacciono tantissimo, che voglio approfondire e quindi che amo fare. Per cui lo scegliere un lavoro che comunque
prevede lo svolgimento di un'attività che fate con passione, è come non lavorare mai. Cioè, mi è stato chiesto oggi, ma vieni a pranzo? Faccio no, c'ho da fare a casa. Madonna, è il 1° maggio. Vabbè, cioè, nel senso, 1° maggio, domenica, lunedì, martedì. Cioè, i giorni sono giorni, se a me oggi mi va di fare, faccio. Quindi sta cosa che per forza il giorno di festa bisogna staccare la spina e staccare tutto quello che ha le proprie attività, per me è un'enorme stronzata. A me oggi mi rilassa, mi aiuta appunto a stare qui con voi a parlare. Ho voglia di vloggare, ho voglia appunto di fare altre ricette, ho voglia di fare video workout e li farò. E non mi interessa se la gente sta spaparanzata al mare, no, perché è brutto tempo e magari dice quella sta a casa un po' esaurita. Perché un po' esaurita sono. Vabbè, basta ragazze, smetto di parlare. Chiudiamo questo video. Non ti preoccupare, non ti riprendo in faccia. Voglio un feedback. Io ho già detto che sono buoni. Buoni, buonissimi. Buonissimi questo brownie. Contro lo yogurt, sì, sì. Ok, approvato. Approvato anche dalla sorella. Si è svegliata un po' tardi, avevo avuto delle previsioni un po' troppo ottimistiche. Infatti la metà l'avevo mangiata per merenda, perché se lo prepari alle 9, pensi che si alzi alle 10, si fa a mezzogiorno, è normale. Comunque è pur sempre un brownie fit, quindi male che vada, ha tutto nei muscoli. C'è il delirio in casa, ragazzi, questa è la realtà. Quelli che vi mostrano tutte quelle case perfette, cioè una stronzata, non è vero niente. C'è le lavastoviglie da fare, i panni che metti in terrazzo quando viene il diluvio universale, è un classico. Questo video sta venendo un po' una tresciata. Spero però che questi spezzoni di vita... Si vede che non sei sbatti per caso. Non è vero, no, in realtà veramente era bellissimo fino adesso, prima che... vi mostrassi mia sorella appena sveglia. Io in tutto ciò ho fatto un sacco di cose, sono molto felice. Ora sto scaricando della musica no copyright per i prossimi video. E niente, volevo andare a fare i video workout ma piove, volevo andare a correre ma piove. E in realtà non avevo voglia. Quindi il fatto che piova è una figata, ragazzi, perché cioè è inutile, non si può aver voglia di fare sport tutti i giorni. Quelli che vi dicono, yuppiu, che figata, mi vado ad allenare tutti i giorni. No, come quelli che sorridono sempre. Che cazzo, potrai ridere tutti i giorni? No, ci sarà il giorno in cui ti girano le palle, per cui se tu mi sorridi io ti dico che cazzo ridi. È il problema di avere un carattere di merda. Comunque prima o poi mi banneranno da YouTube per la mole di parolacce che dico. C'ho anche i capelli da lavare. E adesso sperimenterò un nuovo shampoo. Poi vi dico com'è, prima lo sperimento, se non succede niente ed è buono vi dico il brand, se no mi vado a rasare a zero. Yeah, every day that's you and me, all day that's us boo, came through that new thing, see I don't know why I trust you. Crazy now, just too on. Maybe now, just too gone. Maybe now, I'm just looking for that same vibe that you on. 'Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch overseas.